Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc d'Oro Verde 2020 di Tombolini. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto nelle Marche, in particolare nel bellissimo territorio dei Castelli di Jesi, e lo facciamo degustando un vino molto speciale, il Verdicchio d'Oro Verde 2020 della cantina Tombolini, che come potete vedere abbiamo un restyle di questa bottiglia con questa classica anfora, ormai bottiglia iconica di questi territori, ma un'anfora impreziosita da queste curve molto delicate e questa forma slanciata, quasi come se fosse un'alsaziana. Insomma, Tombolini compie 100 anni e decide di rinnovare, di dedicare appunto questa linea, questi vini d'Oro Verde e Castelflora, i due vini di punta, Verdicchio in purezza di maggior qualità della cantina, una nuova veste, questa veste che richiama la tradizione, una tradizione fondata dalla stessa cantina Tombolini che negli anni 50 esporta in tutto il mondo questa tipica anfora, questa bottiglia molto particolare. Ma oltre alla veste, questa linea d'Oro Verde e Castelflora è una ricerca portata all'ennesima potenza di qualità, sia in vigna con uno studio approfondito dei territori e sia in cantina con l'utilizzo di materiali e uno studio molto accurato. Oggi degustiamo il d'Oro Verde, un verdicchio 100% in purezza, che prevede una produzione 100% in acciaio con una sosta delle fecce fini per almeno 6 mesi. Insomma, un grande verdicchio dei Castelli di Jesi che non vedo l'ora di degustare insieme a voi e vediamo subito cosa da dirci. La famiglia Tombolini ha fatto le cose in grande per i suoi 100 anni e lo vediamo subito da questa bottiglia che richiama i colori delle campagne dei Castelli di Jesi e questa veste bianca che richiama il calcare presente in questi terreni argillo-calcari, che poi, come vedremo, ritroveremo tutti all'interno di questo calice. Intanto vediamo questo colore subito giallo paglierino, bello brillante, con i tipici riflessi verdolini appunto del verdicchio dei Castelli di Jesi. Scopriamo subito dei profumi vivaci, dei profumi ricchi, fruttati, floreali, con queste già piacevoli note che ricordano quelli che poi sono questi terreni argillo-calcarei. Ma è il palato che ci dà subito questa grande freschezza, questa grande sapidità dettata proprio da questi stessi terreni e una grande avvolgenza che termina in una lunga persistenza quasi balsamica di questo d'Oro Verde 2020. Un vino capace di abbinare preparazioni di pesce, dai crostacei a grandi risotti, fino ad arrivare, perché no, anche all'abbinamento con formaggi a pasta fresca. Insomma, un grande vino. Tanti auguri ai 100 anni della cantina Tombolini, io vi aspetto al prossimo appuntamento, ripartiamo dal vino.